Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e qui è French Dreams. Bentornati su Xenoverse 2. Come vedete sono veramente carico perché oggi abbiamo un tema davvero speciale e diverso dal solito. Praticamente tutti i personaggi che troveremo nelle capsule che apriremo nell'Hero Colosseum saranno quelli che utilizzeremo in battaglia. Se non è chiaro, ora vi farò vedere subito in maniera pratica. Ma prima, pollice in su, ora! Vi vogliamo veramente carichi al massimo. Esatto. Mi raccomando, pollice in su ora, altrimenti dopo ve ne dimenticate. E consigliateci qua sotto nuovi temi per i prossimi video. E quindi ragazzi, eccoci qua, pronti al massimo. Allora, io aprirò la mia capsula, troverò 5 personaggi. Faremo le solite 3 battaglie più quella bonus. Quindi tra i 5, uno ne sceglie 3/4 per le battaglie che faremo. Okay. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci su Instagram, link in descrizione, il mio nickname è Joseph the Gamer e quello di Francesca è FrenchyDreams_official. Non era convintissima perché nemmeno lei se lo ricordava, però ragazzi direi di procedere. Questi saranno i miei 5 personaggi. Oh, ti prego. Telefono in mano perché me li devo scrivere, che me li dimentico. Personaggi scemi. Majin Buu. Ok. Poi, prossimo. C13, mannaggia la miseria. Già viene scartato. Poi Gohan Super Saiyan. Ragazzi, me lo scrivo perché sapete come sono fatto. Oh, un bel Goku. Vai con Goku. Ed il prossimo è Piccolo. Tra l'altro, ragazzi, ho trovato pure una UR che in una sfida varrebbe anche un punto. Vabbè, ma non lo stiamo facendo questo. No, non vale questa cosa. Franci, allora, vai, tocca a te. Utilizza questo controller qui. La 3 meno com'era? No, niente 3 meno 2 fa 1. Ragazzi, lasciate un like solo per il 3 meno 2 fa 1, via. Cioè, solo per quello. E vediamo. Allora aspetta, ve lo scrivo io. Gohan normale. Sì. Normale. Hit, mannaggia la miseria Hit, che non è male come personaggio. Prossimo. Trunks Super Saiyan, vabbè, quello lì adulto. Mannaggia la miseria. Vegeta Super Saiyan Blue. Va bene, va bene. E Gohan Super Saiyan, un'altra volta. Okay. Quante volte devo uscire? Quindi ragazzi, questi saranno i nostri PG. Il personaggio che tocca a me, ragazzi, tra i vari che posso scegliere è Majin Buu. Scelgo la sua versione piccola. Perché? Che è quella che in Xenoverse 1 ha fatto arrabbiare praticamente tutti perché ne arrivavano tantissimi. Vi ricordate quella missione? Se sì, lasciate un like. Allora io scelgo Trunks. I tuoi personaggi sono questi. Super Saiyan. Trunks Super Saiyan. Vabbè, non ce n'è uno, poi si trasforma. Esatto. È quello lì con la tuta. Francesca, questo. Okay. Vai, procediamo. Andiamo in battaglia. Stavo cercando di ricordarmi come si vedevano le mosse per capire. Ragazzi, Francesca, cioè, mi batte su Xenoverse 2 e poi non si ricorda come si vedono le mosse. Però ha imparato a vedere le statistiche. Sì. Dopo 3 anni dall'uscita del gioco, finalmente, grazie Francesca. So vedere le statistiche. Ed ecco il mio Majin Buu in versione mini. Guardalo, è bellissimo. Come guardalo. Oh, mamma mia. Dai, che subito ti amo. Oh no, Francesca, rimaniamo nel family friendly qua. Ti sconfiggo subito. Ah, meno male. Peccato che io ho finito il vigore e forse avevo dimenticato che questo Majin Buu potenzialmente ha meno vita, meno vigore. Non ne sono convinto, però. Ma così, girati. No, Francesca, cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Francesca non lo sa nemmeno lei cosa ha appena fatto. Allora mi avvicino. No. Ragazzi, ma ti sei allenata? Ma quando ti sei allenata, per curiosità? Via, via. No, ma cosa fa? Ma cosa fai? Allora, io pensavo di essermi teletrasportato dietro e poi mi allontanavo. Invece che ha fatto, si è teletrasportato davanti. Teletrasportati. Via. Ma ottimo. Ma questa colonna si toglie. Mannaggia la miseria. Via. Oh. Con la spada. Ragazzi, non invincibile. È possibile. Non sei invincibile. Allora, io che stamina break. Proiettile dell'innocenza. Okay. Benissimo. Aspetta un secondo. E si va di suprema. No. Non c'è la suprema! No, vabbè, ragazzi. Cioè, io mi sono... questo è l'attacco a cupola infuocato. Non si fa così, France. Io te lo dico. Praticamente, durante una combo, che cosa fa? Questa? Questa è quella che si fa nella combo. Ragazzi, oggi siamo totalmente impreparati. Ok, e questa? Via. France, non è che queste molte le devo spiegare tutte mentre giochiamo. Aspettate, ragazzi, io stavo vincendo. È tutta una tattica di Francesca per distrarmi. Stamina break con la mia panza. No, mi fai lo stamina. Majin Buu piccolo. Majin Buu, mannaggia la miseria, Majin Buu. Va bene, potenzialmente era un bel personaggio Majin Buu, purtroppo non è riuscito a dare del suo meglio. Prossimo personaggio, io ragazzi, Goku ce l'ho, se permetti. Se non ti offendi, mi scelgo la prima versione. Yeah.
La prima versione, perché Francesca allora... già stava per dire qualcosa. Tu chi devi scegliere? No, vabbè, Francesca, ma sei andato subito con i personaggi più forti. Che gusto c'è? E perché gli altri tuoi sono tutti scemolini? I miei personaggi sono scemolini. Come allora, ti è rimasto piccolo, Gon e quell'altro, C13. Vabbè, no, C13 non lo piglio perché non come personaggio. Oh, certo! Non mi fa impazzire. Ancora con quel poverino di Ciampa. Girati, ottimo. Girati ancora. Francè, non utilizzare così tanto. Ma quale cerchietti? Vedi che te la giochi proprio male. Bam! Non mi è piaciuto. Ottimo, hai visto che ha fatto? Ti dà la testata. No, ho sbagliato tutto. Ho confuso per un momento. Che fai? Che... Ho confuso. Ma cos'è questa sorta di sbeffeggiamento? Ma cazzo, ma tu quant'anni c'hai? Perdona. Ragazzi, è incredibile. Carica di energia. No, ok, adesso siamo pari. Siamo uno peggio dell'altro al momento. Allora, mi vado a caricare lontano da te. Va bene, caricati, caricati. Ottimo! No, sei cattivo però se fai così. Vai! Esplosione solare! E poi alla fine. Non c'ho. No, guarda per quanto non c'ho la super Kamehameha! Non c'è per pochissimo. Attacco. Volevi? Ti attacco con il lambo. Bam! Non ho parlato perché dovevo sentire proprio lo sboom. E ora ci siamo. Super! Kamehameha! Guarda verso il basso, proprio a terra in faccia. A questo punto io il mio androide numero 13 me lo piglio. Tu... E allora mi prendo con normale. Vabbè, premi start, altrimenti rimaniamo sì, nel... Sì, vabbè, eccolo qui. Eccolo qua, versione adulta. Non è questo, è l'altro costume. Vabbè, non mi trasformo in Super Saiyan se ce l'ha, non ti preoccupare. Anzi, Francesca imbroglia, vedi? Hashtag Francesca imbroglia. Già sei pronta per imbrogliare, va bene. Io direi di andare, non lo so, al piede degli... Non hai messo più gli altri scenari. È vero ragazzi, mi sono dimenticato, devo aggiungere altri scenari da fare nelle battaglie doppie. Come sapete, inizialmente i scenari per le battaglie doppie sono pochissimi. Io già con le mod, ma che sono 9? Già questi erano 9. Ma questi sono alcuni che ho aggiunto, cioè non riesco più a parlare in italiano, vabbè. Li ho aggiunti io, capito? E perciò, quindi già erano aggiuntivi. Francesca, se ti volevo far bene ti davo una carezza. Stiamo a giocare a Xenoverse 2, ovvio. Via. Go on. Girati. Release your energy, go on. Questo, vabbè, lo sai quando è successo, dai. Quando si Control Cell. Quando C16 si fa la cartella. No. Detto così è brutto. Ma che fa? Gli stamina break in avanti questo. Ma cosa fa? E approfitta con la Suprema. Ti giochi sempre tutto malissimo. Avevo premuto e non l'ha fatto. Sì, ragazzi, ma avevo iniziato anche a dire Kame. Ma quante bugie che dici? Probabilmente. Fai vedere le supreme. Fermati un attimo. Ho premuto. Fai vedere le supreme. Probabilmente hai premuto il triangolo che lì non ce l'ha. Ho fatto così e poi ho premuto quadrato e non me l'ha fatta la Kamehameha. Non dici una verità, Francia, una. Ti assicuro che era andata così. Allora ragazzi, voi chi credete? Credete a me o a Francesca? Scrivetecelo ora nei commenti. Sono curioso. Che Francesca... Ovviamente credono a me. No, stamina break. Ti piace o così? No, non mi piace. Mo potresti fare pure la suprema. Non te la fa. Ammo, vendi, aspetta. Cioè che è? Mi vuoi far soffrire praticamente? Ma che è sta cosa? A momenti. Cioè ragazzi, io e Francesca pensa di aver già vinto. Va bene, allora beccati qui. Mamma mia. Di energia. Oh, c'avevi poco vigore, mamma mia. No, come hai potuto? Ma cosa ho fatto? Avvicinati. Allora, massima calma. Bombardiere. Letale! SS! Boom! Ok, vai Gon, possiamo tornare in carreggiata, vai! Ma che dobbiamo tornare in carreggiata? Go. Girati! Ragazzi, ma questo no, non si riesce a girare! Non si riesce a girare, ma che problema c'ha? Non lo capisco! Non onda energetica massima potenza! Oh, fratello! Mio caro fratello, a terra stai e a terra rimarrai! Fratello, gemello! No, fratello carino ma non genuino. Chi non sa di cosa stiamo parlando si deve vedere Scary Movie. Va bene, va bene. Ci sono riuscita. Va bene, no, i miei complimenti. Qua te la sei giocata benino. Va bene, vuol dire che adesso siamo 2-1. Le battaglie sono 5. Mo come minimo devo pareggiare, altrimenti per me è la fine. Okay. Io adesso vado con Piccolo, ragazzi, nella sua forma più particolare. Vediamo allora, quella lì più potente. Io chi prendo? It o Gohan? Super Saiyan? No, non prendo It.
prendi ora Gohan Super Saiyan. Se no dopo che facciamo? Gohan Super Saiyan contro Gohan Super Saiyan. Non si capisce più niente. Qual era Gohan Super Saiyan? Questo che c'è ora. Quell'altro. Esatto. Il secondo, quello là che si può pure trasformare. Procedi. Quindi, prossima battaglia ce la facciamo direttamente su Namek. Quindi gioco in casa io, ma Gohan è un allievo del carissimo piccolo. Sì. Infatti, se vedi, condividono lo stesso ghi, la stessa, come dire, tuta. Solo che lui poi non c'è il coso bianco, lì tutta la situazione attorno. Il mantello, mettiamola così. Allora, subito? Quindi per Gohan sono stati tutti quanti i padri migliori di... Di Goku, vabbè, di Goku. Ma Goku, ragazzi, non è un grande padre, ammettiamo, perché c'è. C'è stato veramente poco per i figli, Goten compreso. Quindi... Goten non l'ha visto nemmeno nascere. Ma sì, lui voleva. Sì, lui voleva combattere e basta. Vedi, mi fai distruggere una Mac, quindi sei contro l'ambiente? Facciamo degli alberi per il fuoco. No, no, ma non si teletrasporta. Forse lo fa solo quando ce l'ha un Saiyan, tipo il mio patroller. Vai. Ah, giusto. Vai. Mi ero dimenticata. Cosa fa? Mi ero dimenticata. Cosa fa? Ma non ti puoi trasformare. Sì, ce l'ho Super Saiyan. Ah, è vero, mi sono confuso. Prima non mi sono trasformata. Lo so, ho fatto confusione, va bene. Raffica energia, massima potenza. Chi deve aspettare, Frangei? Fratello? No, non è genuino. Via. Ottimo. Vai. Insisti, girati. Ottimo, piccolo. Mi stai garbando tantissimo. Gira. Allora, ti faccio la MMA. Mannaggia la miseria. Vieni. Vai. Qua. Perfetto. Giocatela ancora così, piccolo. Dai. Ottimo. Ottimo. No. Onda energetica massima. Oh. Cosa è successo qua? Mi sono spostata quando parlo. Mamma. Oh, Francesco, non sei riuscita a colpirmi una singola volta, un altro po'. No, aspetta. Ma perché faccio sempre esplosioni maligne? Sono troppo abituata al fatto questa. Che... Ti ho beccato da lontano. Perché ho fatto praticamente quell'attacco con... che è questo? R2 cerchio. Che praticamente mi pare occhi maligni. Una cosa simile che attacca a distanza. Quindi tu stando fermo ad un singolo posto. Tac. Ah, quindi sì. Hai fatto da esca. Per non è che ho fatto da esca. Per la mia onda leggera. No, non mi permetterei mai. Adesso lo stesso Gohan devo pigliarlo io. Ok, e io vado con it. Vai con it. E chi vince questa? Siamo vince pari. Tutto. Chi vince questa vince tutto. Quindi 2-2, la quinta battaglia. È sotto a sinistra. Eccolo là, puoi scegliere la versione che vuoi. Pigliati quella potenziata. It risvegliato perché stava ovviamente dormendo. E andiamo al torneo mondiale. Vai così, vediamo che succede. Ragazzi, combattutissima, ce la stiamo giocando fino all'ultimo secondo. Sì. E vediamo mo che succede. Ma io viaggio nel tempo. Che viaggi nel tempo? Ah, c'ho quella cosa dei 60 secondi. Che è 60 secondi? Ma lui non fa quella cosa che va un po' avanti. E Goku con il con la Kaioken per 10 e arriva alla sua stessa velocità. Sì, sì, vabbè, abbiamo capito, ma è proprio tutta la spiegazione che è totalmente sbagliata. Che cosa fai? Perché non mi attacchi? Perché sto cercando di capire che cosa ho fatto, non lo so. Mamma mia, mi sto a beccare lo stamina break qua. Vabbè, Francesco, hai perso qua, te lo dico. Questo personaggio non lo so usare. Va bene, va bene. Allora, questo attacca solo da vicino. Quindi i tuoi attacchi li devi fare concatenati alle combo. Sì, non c'avevi la stamina, Francesco. Quindi tardi, continui, esatto, devi fare così. Continua sempre a fare attacchi di questo tipo. Poi c'è qualcuno che puoi utilizzare quando io ti vado alle spalle. No. Esatto, è quello. Okay. Qua tipo devi fare la suprema, non te la sei fatta, meglio così. Cerchio pure la suprema o è... Salto temporale Molotov. No, cerchio è la trasformazione. Che già ho. Sì, la puoi fare. Prova, fare, prova, e mo la puoi fare. Progresso puro. Non me la fa fare. E non ti so di, allora è buggato, che hai fatto buggare il gioco. Cioè mi hai rotto Xenoverse 2, capito bene? Scusami. Aia, no. No, non lo posso fare ancora. Forse ora. Un attimo. La potevi fare in conclusione alla... Aspetta. Meglio così, girati. Gohan, che sto sti stamina break all'aria? Aspetta che mi devo trasformare. Ottimo. Girati. No, non me la fa fare le... Ma Francesca, mi sa che la stai facendo. Forse ti ho interrotto, non lo so. Ma non lo so. Non sono sicurissimo. Tutto buggato, mi dai personaggi buggati apposta. Io ti do... Gohan, no. Gohan, Gohan. No, vabbè, ragazzi, cioè, non posso fare sta vita. Gohan. Allora, il problema, ragazzi, è che Francesca fa di tutto per distrarmi. Cioè, io, fateci caso, negli scontri con lei non faccio una partita seria. Perché in primo luogo non posso usare tutte le tecniche che uso sempre in PvP. Perché poi, è chiaro, Francesca non le sa usare, non posso... Non è giusto nei suoi confronti. Però,
mi distrae di continuo, mi fa battute, cerca di farmi chiacchierare e io la mi distraggo. Però ammetto la sconfitta perché bisogna essere anche onesti. E ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, consigliateci qua sotto nei commenti nuovi temi e seguiteci su Instagram. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e a quello di Francesca. Li trovate a schermo e in descrizione. Altri video, anche in questo caso, sono a schermo. Quindi alla prossima. Ciao!